Vi do il benvenuto, sono Francesca Ferrari, sono la direttrice della biblioteca responsabile dei servizi bibliotecari e archivistici del Comune di Mantova. E la nostra biblioteca, per chi già non lo sapesse, custodisce il fondo bibliotecario dell'Associazione Mantovani nel Mondo, che è stato depositato presso la nostra struttura nel 2016 e consta di circa 2500 volumi che vanno dalla fine dell'Ottocento, insomma, seconda metà dell'Ottocento fino al contemporaneo, e forniscono numerosi documenti coevi al periodo, diciamo, di inizio delle migrazioni della popolazione sia mantovana, lombarda, ma offre, diciamo, uno sguardo anche sulla migrazione a livello nazionale, con documenti di diverso tipo, documenti di utilità per la popolazione che migrava, quindi con dei piccoli manuali ad uso e consumo dei migranti, dei rapporti statistici che danno attestazione del fenomeno migratorio nei diversi stati in cui questo è avvenuto, e poi arriva fino al contemporaneo con, diciamo, dei percorsi storici che vanno a valorizzare quelle che sono state delle storie particolarmente significative di intere famiglie di migranti italiani. Quindi l'auspicio è che questo fondo, che attualmente è custodito nella biblioteca e che è comunque di libero accesso a tutta la nostra utenza, che è catalogato nell'OPAC della biblioteca e quindi reperibile attraverso il sistema bibliotecario nazionale, possa rappresentare un utile strumento per lo studio dei fenomeni migratori e possa, come oggi, ad esempio, mi sono stati donati numerosi importanti volumi di continua ricerca di quello che è stato, di quello che è, diciamo, di una parte di storia che ci permette anche di capire l'attuale situazione e che auspicabilmente può anche farci capire quello che noi stiamo subendo, cioè il fenomeno migratorio di altre popolazioni. Quindi speriamo che vada aumentando sempre di più e che possa essere di grande utilizzo da parte di chi sta studiando, sia dal punto di vista sociologico, storico ed economico, questi fenomeni. Io ringrazio gli organizzatori, il presidente dell'associazione Daniele Marconcini e tutti gli ospiti che oggi sono intervenuti, di grande caratura, anche perché i progetti in corso di collaborazione sono molto importanti e ambiziosi. Credo che anche la biblioteca possa avere parte di questo fenomeno di sviluppo del rapporto e di rete tra le diverse associazioni degli italiani nel mondo, e quindi vi do il benvenuto e vi auguro un buon pomeriggio che sarà, penso, ricco di grandi contenuti. Grazie ancora. Due parole. Allora, la biblioteca dell'Associazione Mantovani nel Mondo è nata con finanziamenti regionali. Noi avevamo dei contributi per le attività fisse dell'associazione. Invece che fare dei viaggi abbiamo deciso di comprare libri. Abbiamo comprato 2400 libri, rastrellati su eBay, privati, eccetera, eccetera. È una collezione di cui un terzo sono libri molto, molto pregiati. La collezione più importante che noi abbiamo sono i libri che sono stati portati all'attenzione del pubblico dell'Expo del 1906. Se voi vedete, c'è il libro dell'Argentina del 1898 che fa la storia delle migrazioni. Quindi abbiamo dei libri veramente pregiati. Nel 1906 vennero dei libri dalla Camera di Commercio italiana di Costantinopoli, venne il libro dell'Argentina che vedete lì, un altro libro venne dagli Stati Uniti, quindi abbiamo anche una raccolta di cos'era l'emigrazione. Poi abbiamo i libri prima del Novecento, delle prime missioni diplomatiche fatte dai nostri parlamentari. Quindi poi abbiamo tutta la manualistica. Perché siamo qui oggi? Perché noi proponiamo di creare, nell'ambito dell'attività del Ministero dei Beni Culturali, la rete delle biblioteche dell'emigrazione. Noi abbiamo tantissime piccole biblioteche, forse questa è una delle più pregiate. Abbiamo gli scalabriani che hanno 70.000 volumi. Abbiamo Migrantes che sta raccogliendo, ad esempio, le biblioteche delle missioni all'estero che stanno chiudendo. Non esiste un progetto, diciamo, organico. Quindi noi da oggi proponiamo, oltre che il turismo di ritorno sulle vie dell'acqua, anche una rete dell'emigrazione, perché quando arrivano i nostri connazionali dall'estero abbiano anche la possibilità di studiare questi testi, di vedere questi testi, e ne sono moltissimi. Quindi oggi la giornata sarà
diviso tra il rapporto tra Venezia e la Lombardia, un rapporto in Mantua, con l'amico Davide Livieri, tra il tutto il nostro futuro vicepresidente Gabriele Negrini. La seconda parte invece parleremo del Museo delle Migrazioni. Oggi noi, prima organizzazione in Italia, ma non perché siamo i primi, importante che ci siano anche tutti gli amici qui presenti, firmeremo un accordo per promuovere il Museo delle Migrazioni Nazionale di Genova. Finito questo consesso, poi noi ci ritroviamo un po' tutti, ognuno per i propri compiti, per creare un gruppo, una rete, non creeremo presidenti, vicepresidenti, creeremo un gruppo di lavoro per promuovere le cose che avete visto oggi. Vi ringrazio, passo la parola a Negrini. Sì, allora siamo nella seconda parte della giornata, della seconda edizione della giornata del migrante organizzata dall'Associazione Mantovani nel Mondo. Stamane eravamo sui laghi di Mantova in navigazione, abbiamo visto anche opere idroviarie, abbiamo ascoltato anche le relazioni di importanti direttori e presidenti di associazioni limitrofe e non solo. Ma soprattutto siamo stati sull'acqua che è un elemento di unione da sempre, che Mantova ha sempre valorizzato, soprattutto nella relazione con Venezia e con tutto, diciamo, il corridoio adriatico, ha questa antica tradizione. Siamo ospiti nella biblioteca, dove la nostra associazione ha un fondo librario importante. Ringraziamo quindi la biblioteca di Mantova e il direttore Francesca Ferrari di averci dato questa possibilità di utilizzare le sale di questa importante istituzione mantovana. E proprio per restare nel tema delle relazioni idroviarie, abbiamo con noi oggi, diciamo, la casa editrice che eredita un po' tutta la tradizione tipografica letteraria veneziana, che è stata una ai vertici nel Rinascimento e che è continuata fino ai giorni nostri per il tramite di operatori appassionati e letterati, che nella casa editrice Lo Squero, il nome è quanto significativo, identitario anche dell'area in cui opera. Lo Squero, sapete, è il cantiere navale veneziano. Lo Squero è il luogo dove si costruisce la galea veneziana, dove si costruisce la gondola, dove si costruiscono i sandoli, i sandolini, le puparete, tutte queste imbarcazioni che caratterizzano addirittura i sestrieri di Venezia. Tanto per dire quanto è importante questa cultura del fare, che arriva fino all'arte del calafato. Noi non facciamo barche, ma facciamo libri di pari e insuperabile bellezza, perché l'editore Davide Livieri raccoglie ed è in contatto con un circuito di scrittori che anche sul tema della migrazione ha profuso dei romanzi, dei temi che io adesso intendo conoscere dall'editore, magari anche dagli autori che sono presenti in sala. Quindi passo la parola all'editore della casa editrice Lo Squero di Venezia. Tanto volevo ringraziare anche a tutti quanti di essere qui, quelli che hanno permesso che noi possiamo essere qui oggi, e proprio perché è iniziato questo rapporto che ritengo molto interessante, molto, molto stimolante, e anche perché c'è una visione, e come vedrete anche qui faremo dei riferimenti anche ampia sull'idea anche della migrazione e comunque della cultura, perché crediamo che i libri possono... Allora, si sente? No. Si sente? Pronto? Sì. Allora, dicevo, allora, in questa occasione siamo felici di presentare tre dei nostri libri e parlerò io abbastanza sinteticamente, in realtà lascerò la parola agli autori, ma comunque tutti e tre saranno brevemente
presentati da dei filmati che io ci terrei a farvi vedere. Il primo sarà Strade liquide, che è un documento importante che si associa molto alla giornata di stamattina e che introduce bene il libro La Breccia del Diavolo di Pier Francesco Ghieri. Quindi adesso partiamo col primo filmato, che dura un po', però secondo me vale la pena di vederlo, perché credo che sia una testimonianza importante. Volume 6? Sì. Si è avviato? Particolarmente efficace fra la cultura dell'acqua e l'emigrazione come fatto sociale. Nel caso specifico faccio riferimento a questo libro, La radice del diavolo, che è un romanzo in giallo nel contempo, ma l'ambientazione di questo romanzo è tutta sull'acqua, sui canali navigabili, sulla vita dei baraccari, una categoria che si distingueva bene rispetto alla figura del contadino, perché capaci di una migrazione interna, cioè capaci di muoversi lungo le vie d'acqua e congiungere diverse civiltà, trasformandole poi in una attività. Questo è un film importante di cui viene pubblicato semplicemente uno spezzone, l'ambientazione di questo libro è il 1953, più o meno gli ultimi anni in cui si realizzava nel nord-est d'Italia il trasporto di acqua, trasporto di materiale di acqua. Tanto per dare indicazioni, si parte dalla zona di Montegrotto Terme, da dove si prelevava ad esempio la trachite, la pietra di cui è coperta tutta Venezia, e tutto questo materiale fluiva fino in laguna e poi veniva distrutto. Questo fino al 1953, cioè parliamo, erano gli ultimi anni del trasporto di merci, ma resta però tutto il patrimonio delle infrastrutture, che è un patrimonio incalcolabile, che ho avuto modo di mettere in evidenza attraverso l'attività di un nostro centro, che è il Centro per la Civiltà dell'Acqua. Nel concetto di civiltà dell'acqua si riassume un atteggiamento che è quello di valorizzare tutte le potenzialità dell'acqua dolce e dell'energia espressa attraverso i canali e i fiumi per conservare, mantenere e sviluppare una civiltà. E ovviamente il punto di riferimento era, come si vede da questa diapositiva, Venezia, con l'arrivo di questi burci in particolare, cioè un'imbarcazione da trasporto particolare. Bene, io sono un idrobiologo, cioè per 45 anni ho sviluppato l'attività di studio, un manuale per la difesa dei fiumi, per Fondazione Agnelli, però nella fase post-universitaria ho dedicato attenzione agli aspetti umani, civili e opportunità che è offerto da questo patrimonio ancora nascosto,
nel senso che ancora non è stato valorizzato, espresso in pieno, anche se una serie di progetti, stamattina ho sentito con particolare interesse ciò che si fa oggi, Mantova poi mi è caro, io sono nato a Peschiera, quindi il mio destino è l'acqua, cioè sono finito proprio in questa realtà, poi sono finito a Venezia, per cui il percorso è questo. E quindi ho rivissuto con entusiasmo e sentimento questo tipo di esperienza, rivivendo, andando indietro negli anni, rivivendo l'evoluzione che ha subito anche questo tipo di paesaggio. Ma vi assicuro, non ho bisogno di confermarlo a chi barcarlo è per vita, che il paesaggio visto dall'acqua è un paesaggio completamente diverso, ha un fascino tutto particolare e difatti tutta Venezia è costruita non per essere ammirata dall'alto dei transatlantici, ma per essere ammirata dall'acqua, dalle gondole, dalla dimensione, e le porte d'acqua erano il punto di riferimento di tutto il percorso. Bene, allora queste atmosfere si ricongiungono all'interno di una storia che tocca vari punti. Qui c'è una carta dove si vede, si va dal lago di Garda a Mantova, un Po, a vari canali che servivano il tratto, ad esempio Vicenza-Padova. Vicenza-Padova erano due città d'acqua e comunicavano solo attraverso l'acqua. Una volta non esistevano le strade, non esistevano i mezzi per poter trasportare, e quindi l'acqua era privilegiata in questo senso. Oggi il salto è di tipo culturale. Oggi il salto è di valorizzare, a mio avviso, questi percorsi come dei percorsi privilegiati di turismo, anche d'elite se volete, anche come dire, selezionato dal punto di vista della qualità della scelta, ma che merita un'attenzione tanto quanto già esiste in Francia o in altri paesi dove forse c'è maggior tradizione, c'è maggior utilizzo ancora attuale del trasporto, ma da noi non è da meno questa ricchezza di opportunità che è offerta da questo tipo di percorso. Poi attorno a questi temi, attorno alla vita dei barcari, si sviluppa la storia. La storia è un giallo, non ve la racconto perché sennò non sarebbe un giallo, e la trovate con l'editore Casa Editrice Lo Squero. Grazie. Intanto volevo ringraziare, devo dire che nei temi trattati nel libro sono veramente, oltre molto appassionanti e avvincenti e pieni di situazioni anche abbastanza affascinanti, poi ci sono proprio delle divagazioni ambientaliste, diciamo così, che sono, scusatemi qua, la cosa bella è che con una sua leggerezza in realtà questo romanzo ci dà delle indicazioni anche sui modelli sociali di sviluppo che potrebbero esserci in questa città e in questa civiltà, che sono molto significative. Tra l'altro ci sono delle divagazioni che proprio vanno nel campo proprio della descrizione di certe atmosfere, che sono delle divagazioni assolutamente affascinanti e che ci fanno vedere la vita, la società e lo sviluppo possibile in un altro modo. Quindi questo è un libro, parte appunto sul passato, anche di Vittorio Capovoschi, di appunto studioso affermato del suo campo, gli ha permesso di dare una competenza al romanzo giallo che gli dà una valenza del tutto straordinaria. Quindi siamo molto felici di poter pubblicare questo libro. Adesso passiamo invece a un altro romanzo, questo romanzo in realtà è di carattere, se si vuole, più proprio legato al discorso della migrazione. Di questo facciamo vedere rapidamente, un filmato che racconta un po' lo spirito di questo romanzo, e che intanto l'autore, per favore, di avvicinarsi. Beh, la fete
tempo. Sì, sì. Sì, nel frattempo. Mi devo parlare della romanzo L'onore di Carrubi. È un romanzo che nasce da, che prende spunto da una storia vera, la storia di, in parte la storia di Anna, che quando aveva 11 anni partì nel 1938 dalla provincia di Treviso con la sua famiglia per andare in Libia, in particolare in Cirenaica, a prendere possesso di un lotto di terra che il governo aveva messo a disposizione nell'ambito di quella che veniva chiamata la colonizzazione rurale della cosiddetta Costa Spagna. Era la fase finale di un processo di conquista della Libia che l'Italia aveva iniziato nel 1911, con fasi alterne e con sospensione anche dovuta alla prima guerra mondiale, e che aveva visto anche l'Italia attuare delle politiche anche di repressione abbastanza forti alla fine degli anni 20, primi anni 30, finché poi riuscì a reprimere una rivolta proprio in Cirenaica. Da 34 in poi iniziò un piano di sviluppo, ma parallelamente anche un piano proprio di appropriazione del territorio. La loro governo italiano pensò in qualche modo di trasferire migliaia di cittadini italiani che vivevano in situazioni di estrema povertà, soprattutto in Veneto, e che lavoravano così tutti secondo il contratto di mezzadria, di trasferirli in Cirenaica, propagandando poi una, e anche in Tripolitano, cioè in Libia, propagandando poi una, un terreno e un paese molto fertile, molto ricco, cosa che poi in realtà non fu. Con il duplice obiettivo, da una parte di appropriarsi del territorio conquistato, dall'altra di prevenire, proprio vista la difficoltà di sopravvivenza in Italia, di prevenire i fenomeni migratori avvenuti 30 anni prima. Quindi di fatto è una buona parte, è una storia di migrazione, anche se è una migrazione molto strutturata, perché l'opera di colonizzazione è stata un'opera veramente importante dal punto di vista dell'organizzazione, anche se poi non ebbe i risultati sperati. Ma è poi non è un libro storico, è un romanzo, insomma, trae spunto, e metà del libro è ambientato nel 1938 tra la provincia di Treviso e Pace, che è una cittadina della Cirenaica, mentre l'altra metà del libro è ambientata nel 2005 tra Roma e Padova. Si parla sia dello spostamento dall'Italia alla Libia, ma anche dello spostamento dalla Libia all'Italia di alcuni personaggi che entrano nel racconto, così come viene trattato un po' un'altra forma di, diciamo, di spostamento, quando all'indomani della guerra, all'inizio della guerra, Mussolini dispose l'impatto forzato di tutti i bambini fino ai 13 anni di età, i figli dei coloni, un po' per salvaguardare, visto che l'Africa sarebbe stato poi uno dei fronti della guerra. Questi bambini sarebbero dovuti rimanere in Italia per 3 mesi, in realtà rimasero senza i loro genitori per 6-7 anni e girovagarono per le varie colonie, le colonie dei bambini in questo caso, le colonie fasciste in giro per l'Italia, un'Italia estremamente povera, bombardata e dal 43 anche divisa, tant'è vero che c'è una parte del racconto di Anna nella quale lei racconta che stanno camminando con le compagne, insomma con la divisa della Cina lungo, vicino alla stazione, e la gente che le incontra gli offendono, insomma le prendono a male parole, perché rappresentano il fascismo che lo preparano. E Anna scrisse un piccolo diario, il figlio di Anna, quando lei morì, me lo consegnò. Una parte di questo diario è incastrata in una storia in realtà, che però è ambientata appunto nel 1938 e nel 2005. Quindi una parte è il diario, il racconto di Anna, il resto è un racconto inventato. Grazie. Sono così romanzi storici anche molto particolari, perché in realtà non è un romanzo storico perché non ha una visione così meticolosa della ricerca e anche certe volte della mancanza di leggerezza, cosa che invece questo libro ha, una grande leggerezza, però mostra il grande studio e la grande ricerca che ha fatto l'autore,
che insomma ha impiegato 7 anni per scrivere questo libro, chiaro, a fasi alterne, a momenti, però vuol dire che è stato molto sedimentato ed è un libro che ha avuto necessità di avere un grande lavoro anche di studio appassionante della storia e appunto anche la questione della migrazione. Adesso vediamo il terzo filmato che improvvisamente vedremo un po' alcune cose un po' curiose, no? Per dare anche un'idea che anche il presidente Marconcini un po' mi aveva suggerito, e quindi una piccola omaggio a lui di questa idea che secondo me è interessante da sviluppare. E intanto vediamo prima il filmato. Intanto non c'è. Questo è un vero trailer, quindi questo lo vedrei un attimo proprio. Una cosa particolare. Questo è un tipico trailer book, diciamo che siamo molto felici perché è stato il nostro primo trailer book, è un'esperienza che abbiamo fatto in questo periodo un po' particolare e che abbiamo visto che ha suscitato anche un certo interesse. E questo libro apparentemente può sembrare un romanzo classico e quindi uno si chiede ma c'entra molto. Adesso l'autore vi spiegherà gli aspetti perché c'entra molto con questo discorso. E l'altro aspetto che a me è sembrato curioso e interessante ed è quello stimolo che dicevo che il presidente Marconcini in qualche modo suggeriva, no? Dice, vediamo una situazione anche più ampia della visione della biblioteca, dell'idea del libro sulla migrazione. Allora, questo romanzo è un romanzo, non rivelo nulla perché non piace mai, insomma dico qualcosa, romanzo che è un ragazzino di 17 anni di Venezia col suo barchino che improvvisamente, diciamo, è stato bocciato, si trova in una situazione sociale che non si sente sua, questa città è in grosse difficoltà, improvvisamente si trova perso e finisce nel 1500 e lì inizia l'avventura. Questo cosa mi ha fatto pensare? Che effettivamente, proprio per la visione un po' più ampia, in effetti, dopo vedremo, ci sono anche altri aspetti nel libro, ma questo aspetto che questo in qualche modo si trova nel 1500, è una migrazione, in questo caso, non spaziale ma temporale. E quindi questo è il scambio, in fondo, di raccontare una migrazione nel tempo. È un aspetto che alcuni romanzi, non tutti, ma alcuni romanzi che possono avere, cioè il fatto del concetto di migrazione come anche un viaggio non solo dello spazio ma nel tempo, e i romanzi possono suscitare questa riflessione perché fanno capire quanto certe volte uno non solo vorrebbe viaggiare e andare altrove, ma anche nel tempo. E questo è l'aspetto della migrazione temporale, questo romanzo è uno degli aspetti che mi sembrava molto interessante da sottoporre proprio per immaginare una biblioteca che possa comprendere anche altri tipi di suggestione,
che partono comunque in fondo dai stessi disagi, dai stessi valori che spingono ad andare altrove. Però adesso sentirei le parole, perché ci sono anche altri riferimenti del romanzo dell'autore Paolo Tomassi. Grazie. Direi che le radici per crescere hanno bisogno di spazio sicuramente, ma hanno bisogno anche di tempo. E, come diceva l'editore, nell'ambito di una migrazione temporale come questa, migrare significa spesso cercare un'identità, andare alla ricerca di un'identità che colleghi la propria storia, la propria dimensione tra passato e futuro. Marzia Marini è un adolescente, come spesso succede oggi, che non è stato educato alle sue radici, è un po' privo di, come dire, di un contesto che lo aiuti a localizzare se stesso, ad avere anche dei modelli positivi, e si ritrova invece in una Venezia di altri tempi, una Venezia che era essa stessa un modello, perché era un modello di equilibrio con la natura. A proposito di città d'acqua, Venezia nel Cinquecento era davvero un esempio di equilibrio. E questa è la storia, diciamo così, grosso modo, ma prestavo molta attenzione prima a quanto detto nel corso della mia migrazione. Mi è venuto in mente che in effetti la storia delle migrazioni è la storia dell'uomo. L'uomo non esiste senza l'immigrazione. E lo stesso Marzio Marini, che si ritrova a pochi giorni dalla battaglia di Lepanto nel 1571, scopre che i suoi migliori amici sono dei migranti, che ora, senza fare una radiografia dei personaggi, sennò poi dopo spoiler con la storia, però era proprio il modo di pensare che era diverso. E in questo forse Venezia era più abituata al fatto che una società liquida, una società senza territorio, una società in cui si era abituati all'acquitore, quindi pensare di andare a raggiungere uno dei personaggi a Cipro, oppure imbarcarsi in Dalmazia, oppure ricevere dei panni di lana che provenivano dal Mar del Nord, era all'ordine del giorno, ma non era solo un fatto commerciale, così come siamo abituati oggi con le grandi catene, non so, dell'abbigliamento piuttosto che del cibo. Era un modo di considerare che l'uomo ha bisogno di spazio e di tempo per crescere. Spazio e tempo, non appartiene a nessuno, nello spazio e nel tempo. E qui nasce il gioco di un adolescente che si ritrova magicamente in un altro secolo, molto lontano, molto diverso e forse anche utilmente osservabile per capire ciò che possiamo migliorare nel nostro tempo attuale. C'è anche un riferimento con la migrazione lombardo che... Nell'ambito specifico, ecco, del rapporto stretto che c'era tra la Lombardia e la Serenissima, c'è una parte abbastanza importante e consistente della storia. Si parla degli operatori sull'isola del Lazzaretto Nuovo, ahimè un termine oggi, Lazzaretto, purtroppo è tornato di attualità, però ecco, in questa proiezione verso il futuro di Venezia, diversamente da oggi la associamo ad un passato meraviglioso, Venezia era faro del futuro nel Cinquecento, i veneziani al Lazzaretto Nuovo avevano bisogno di manodopera specializzata e buona parte di coloro che lavoravano al Lazzaretto Nuovo provenivano dalle valli lombarde, in particolar modo da Brescia e da Bergamo, i Bastardi e i Facchini, e avevano tra l'altro, oltre a un'esperienza, si sono firmati. Io suggerisco, ora faccio pubblicità, un luogo magico di Venezia che non è la Venezia dei musei o delle calli, ma è una delle sue componenti vitali, un'isola della Laguna, l'isola dell'Andretto Nuovo. Chi si trovasse a visitare quest'isola, l'ente Don Grande, che era questa grande struttura, seconda solo all'arsenale per dimensioni, troverà anche, sono ancora leggibili e visibili, le firme di questi lombardi che si firmavano, lasciavano traccia del loro passaggio, si sentivano in dovere di far coincidere spazio e tempo in un luogo in cui è tutto molto liquido e molto fluido. Quindi,
diciamo che non solo vicine e contigue e legate dai corsi d'acqua, la Serenissima e la Lombardia cooperavano e crescevano insieme anche dal punto di vista economico, con attività che erano attività comuni. Grazie. Come dice la professoressa, ringraziamo e diciamo abbiamo in questa situazione cercato di dare un profumo, più che una conoscenza dei nostri libri, però speriamo che questo profumo vi sia giunto gradito. Grazie. Grazie alla grande editrice del Sclero, agli autori che ci hanno portato questi messaggi importanti che parlano di migrazioni, ma io direi che parlano anche di contaminazioni tra diverse persone, tra diverse culture, tra diverse realtà. Una contaminazione che ha portato alla conoscenza, allo scambio commerciale e con le merci anche delle culture che si sono incontrate. Molto bello anche l'intervento del professor Chieppi, perché mi riporta alla tradizione familiare. Io sono di una famiglia di barcari, di burciari, cioè che menavano il burchio, e quindi il reticolo delle principali vie d'acqua e quelle minori comunque connesse al grande Po è un tema che riecheggia nella mia memoria dai nonni, dai bisnonni. Ed è un mondo a sé, tant'è che per loro, quando si trattava di cambiare la barca, non dicevano ho cambiato la barca, ho cambiato il mestiere, perché di mestieri ne conoscevano solo uno, quello di menare la barca. Quindi mi è piaciuto anche questa memoria sensibilissima del giardino dei Carubi, di questa ragazza, di questo trauma della migrazione che poi si trasforma in un desiderio di radici, così come è fantastico questo, e anche moderno, quello del tema di un portale attraverso il quale improvvisamente si entra in un altro mondo, in un'altra realtà storica, e comunque quelli che sono i valori della ricerca delle radici e di trovare una propria dimensione pur nella liquidità in questo fluire del tempo e dello spazio è fortissimo, quello di riconoscersi in quelli che sono gli elementi a noi noti e radicali, quello di identificare chi sono i nostri ali, chi sono i nostri territori e di poterli comunicare agli altri che incontriamo contaminandoli delle nostre culture. Molto belle le vostre relazioni, le vostre espressioni letterarie, e grazie ancora a Davide Livieri per averci dato questa opportunità di conoscenza. Passo la parola al Presidente. Il Presidente ce n'è solo uno, di pochi. Allora, adesso c'è un atto molto importante. Noi come Associazione Amatori del Mondo, non so se siamo i primi o comunque questo non ha importanza, sigleremo un accordo di collaborazione col futuro Museo Nazionale della Migrazione. Lascio a te la parola per spiegare. Grazie Daniele. No, questo è un atto, io credo, importante, perché il Museo Nazionale della Migrazione, che si è costituito, diciamo, con un accordo tra il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Genova e la Regione Liguria, però per realizzare il Museo Nazionale delle Migrazioni Italiana, diciamo, in uno dei suoi primi atti, con una delle associazioni più prestigiose e anche più attive, quella appunto dei Lombardi del Mondo, fa un protocollo d'intesa. Un protocollo d'intesa che vuol dire collaboriamo insieme nell'ambito del museo per la promozione della cultura delle migrazioni e la conservazione di questa memoria. Quindi ancora una tematica che è quella appunto delle radici, declinata sul innanzitutto da partire da un'idea. Emigrazione tante volte è dispersione di storie, come quelle che abbiamo sentito prima. Era molto interessante appunto quella, la storia di Anna, perché quello è effettivamente uno dei capitoli di quelle navi che partivano da Napoli in una grande coreografia, eccetera, eccetera. C'è uno dei capitoli dell'emigrazione degli anni 30.
Ecco, queste storie sono andate disperse per mille rivoli, sono anche storie tante volte legate a delle realtà locali. Un museo nazionale che nasce ha bisogno di rimettere insieme i pezzi di questo mosaico. Quindi nessuno ha un'esperienza che è troppo piccola per rimanere fuori dal Museo Nazionale. Quindi da questo punto di vista noi speriamo che questo accordo, che poi diciamo così metteremo in condivisione con le altre associazioni, possa essere stipulato, sottoscritto con altri soggetti ed è al fine di mettere insieme queste storie. Perché fondamentalmente il Museo Nazionale, come poi avrò occasione di spiegare, è un museo di storie, che sono le storie dei singoli migranti. Grazie. Rifacciamo la foto come gli arrivi del senato maestro non vedete la foto. Ecco qua. E grazie a tutta l'associazione. Iniziare la presentazione. Oh, benissimo, grazie. Qui c'è il microfono. Qui c'è il microfono. Forse sarà il caso, Daniele, che sentiamo il contributo di Masini che ci introduce? Sì. Grazie a quello che state facendo oggi, quello che è stato fatto.
aspetta. Non riesco a vedere la finita la mia presentazione. Benissimo, allora grazie a tutti voi e cercherò di brevemente, perché è stata una giornata impegnativa penso per tutti, di dare alcune linee di guida su quello che è, forse è meglio che me la tolga, tanto, il nostro lavoro come Museo Nazionale delle Migrazioni. Allora, il nostro museo nasce dopo una scelta abbastanza lunga e complessa. Perché a Genova e perché nell'edificio della Commenda di San Giovanni di Trento? Ecco, il motivo di Genova non è la Liguria, la terra che ha emigrato più di tutte. Se noi andiamo come paragoni, troveremo che per esempio le realtà del nord Italia, come appunto sia il Veneto in particolar modo, la Lombardia, il Piemonte, hanno avuto molto dei milioni in più di emigranti rispetto alla Liguria. Allora, qual è stato il ruolo dei Liguri poi anche nei confronti di quello che è l'emigrazione per esempio nel meridione italiano? Il ruolo dei Liguri è stato quello di essere fondamentalmente dei battipista e dei collettori. Battipista perché quando ancora l'emigrazione, diciamo così, era ancorata alle forme della storia dell'inizio della storia moderna italiana, quindi delle migrazioni su sentieri storici, dalle transumanze a comunque un'emigrazione europea di specialisti, eccetera, eccetera, i Liguri nella prima metà dell'Ottocento iniziano a prendere le loro navi e ha varcato lo stretto di Gibilterra a stabilire delle piccoli insediamenti, delle piccole colonie a partire dall'America Latina, anche negli Stati Uniti, per esempio, prima nella costa ovest, poi in quella ovest, e praticamente a mettere delle bandierine, dei punti di appoggio. Sono come un'apertura di quelle che saranno poi le rotte dell'emigrazione. Su queste rotte, a partire dall'Unità d'Italia e poi in maniera ancora più forte dagli anni 80 dell'Ottocento, moltissimi italiani prenderanno appunto la via delle migrazioni. Ecco, quello che è fondamentale, diciamo così, i Liguri vedono nelle loro navi e nel porto di Genova passare l'emigrazione di tutta l'Italia. E questo è molto importante perché anche la prima migrazione meridionale non parte direttamente dai porti di Napoli e di Palermo, ma parte attraverso Genova. C'è un risalire la penisola, molto spesso su barche più piccole, su navi o di cabotaggio o comunque di minore dimensione, per raggiungere il grande porto italiano che all'epoca era appunto Genova, e da lì poi prendere la via delle Americhe di solito. Quindi da questo punto di vista l'emigrazione genovese e la città di Genova è il luogo dove fisicamente, se noi immaginiamo la stazione principe,
che forse qualcuno di voi conosce, il luogo di sbarco di un'emigrazione multiregionale, quindi con molte provenienze, e un arrivo in una città che è fondamentalmente quella che sta a ridosso appunto della stazione Principe, quella dove c'è la via Pre cantata da De André, e all'interno di questa città gli emigranti tante volte vivevano non solo per alcune ore, come oggi capita a noi, ai viaggiatori, eccetera, ma talvolta per settimane. Ci sono i racconti di alcune comunità del Veneto che stanno addirittura settimane a Genova in attesa che la nave sia pronta per portarla nel Brasile del Sud. Quindi, in qualche modo, Genova è il teatro nel quale una storia, che è quella dell'emigrazione, si ripete, così come anche i moli. In quel dipinto che voi vedete nella parte bassa, che è un dipinto di Angiolo Tommasi, è raffigurata proprio una classica scena dell'emigrazione italiana. Tante volte loro si stabilivano, si sapeva che la nave arrivava, dato che tante volte erano già piroscafi, ma con orari effettivamente molto, molto labili, si ci stabiliva sul molo e si rimaneva sul molo, appunto, a volte non solo per ore, ma giorni e giorni, in attesa che appunto il vapore li prendesse a bordo. E allora ricordiamo in questo senso tante storie letterarie, come quelle per esempio di De Amicis, ma potremmo riprendere invece un'altra storia, che è quella che è stata citata prima da uno degli autori che mi ha preceduto, cioè la fronte autonarrativa, i diari dell'emigrante, che sono una testimonianza estremamente, come si può dire, preziosa, proprio perché di prima mano, senza mediazioni, di quella che è l'esperienza dell'emigrazione. Quindi, a partire da questo, noi possiamo dire che la Commenda, che è il cuore del quartiere di Pre, ed era questo luogo, diciamo, dove molto spesso era il punto di ritrovo degli emigranti e dove loro potevano, diciamo così, incontrarsi. Ecco, la Commenda, ecco, in questo edificio verrà stabilito il nuovo Museo Nazionale dell'Emigrazione, a due passi da un museo praticamente gemello, che è il museo, il Galata Museo del Mare, attualmente il più importante, il più visitato tra i musei liguri, e che parla di una storia analoga, che è la storia appunto dei marinai, quindi della navigazione, e di cui bene o male l'emigrazione italiana è una, diciamo, delle costole principali. Quindi l'idea è quella di un vero e proprio polo gestito organicamente, nel quale si possa avere un'immagine da una parte del Museo del Mare, della navigazione dei Liguri e della loro storia, e poi dall'altro il Museo Nazionale dell'Emigrazione. Questo, nelle intenzioni degli architetti che ne stanno curando il restauro, dovrà diventare una sorta di lanterna luminosa all'interno della città vecchia. E nello stesso tempo anche la stessa piazza, che era il luogo di ritrovo dell'emigrazione. Voi pensate che tra la stazione Principe, la Commenda e la stazione Marittima, dove ancora oggi invece partono le navi delle crociere, praticamente corrono soltanto davvero poche centinaia di metri, quindi era il luogo dove si radunavano. Se noi avessimo la possibilità di utilizzare una delle macchine del tempo di cui abbiamo sentito parlare prima, e attraverso questa porta potremmo arrivare in Piazza della Commenda 100-120 anni fa e ascoltare davvero tanti dialetti, dal dialetto dei Lombardi a quello del Veneti, che molto spesso appunto si imbarcavano attraverso non Venezia e non l'Adriatico, perché era considerato scomodo, ma si imbarcavano attraverso appunto Genova, così come avremmo sentito molti degli echi del sud, all'inizio in Campania, poi progressivamente pugliesi e siciliani. Ecco, quindi questo è il contesto nel quale noi andremo a cercare di costruire il museo. All'interno di questo edificio storico, che quindi è legato fortemente alla storia dell'emigrazione, perché nasce nel Medioevo per ospitare i pellegrini che andavano in Terra Santa, noi avremo praticamente tre piani.
Ora, questi non saranno tre piani, chiamiamoli così, di una esposizione, una serie di teche, di vetrine, di documenti. Ecco, io direi che l'impostazione che abbiamo cercato di dare a questo luogo è un'impostazione che sia il più esperienziale possibile. In qualche misura cerchiamo di dare al visitatore l'esperienza e il racconto dell'emigrazione. Quindi ciascuno di questi piani è un po' diverso da quello che lo precede e diverso da quello che lo segue. All'inizio noi avremo all'interno di questo colonnato, che viene un po' da ridere, però è il segno di questi tempi, in questi giorni, dopo aver ospitato i pellegrini nel Medioevo, dopo aver accolto gli emigranti alla fine dell'Ottocento, qui è stato stabilito un centro Covid per lo screening, dove si fanno i tamponi veloci. Quindi noi siamo stati chiamati a dare il nostro contributo ed è molto importante, perché i musei non sono una realtà a parte, non sono una torre d'avorio nella quale noi ci rinchiudiamo con le nostre cose. Noi siamo luoghi di vita e quindi, come lo si è stati nel Medioevo o nell'epoca della grande migrazione, così oggi è importante rispondere a questo. E domani, una volta ristabilita la situazione, torneremo a essere quello che stiamo progettando, cioè un luogo nel quale si racconta appunto a partire da Genova come città delle migrazioni. Ecco, è molto importante, stamattina uno degli amici di Belluno mi ha dato il loro interessantissimo passaporto. Il passaporto è davvero un oggetto che si lega molto bene alla storia dell'emigrazione. Il passaporto ti permette appunto di passare da un luogo all'altro, ma nello stesso tempo conserva le tracce dei luoghi dove sei passato. Allora, l'idea del nostro passaporto, che è un passaporto digitale più ancora che fisico, materiale, è quella che la visita possa diventare una sorta di memoria digitale e poi possa essere portata via dal nostro visitatore. Ed è anche molto importante che questo passaporto digitale ti aiuti ad entrare in più lingue. Noi non potremmo fare un museo, questo l'ho spiegato molto chiaramente sia al comitato sia ai progettisti, se questo non è un museo che sa parlare le lingue dell'emigrazione italiana. E le lingue dell'emigrazione italiana non sono solo l'italiano e ovviamente le declinazioni dei suoi dialetti nelle diverse specie, ma sono lo spagnolo, il portoghese, l'inglese, il francese, il tedesco per altri versi. Quindi sono la necessità che questo museo parli queste diverse lingue e le parli all'interno della commenda come museo, ma le parli anche all'interno di una piattaforma digitale. Ed è quindi l'altra idea forte che come comitato stiamo tentando di proporre e sulla quale chiediamo l'aiuto, come vi dicevo stamattina, delle associazioni e di tutti quelli e delle organizzazioni dei vari musei delle migrazioni, degli archivi, dei centri, delle biblioteche delle migrazioni, proprio per costruire una piattaforma dove una serie di contenuti, che sono i contenuti delle storie, che sono i libri digitalizzati, che sono le interviste degli ultimi esponenti delle migrazioni vissute in prima persona, ma anche i racconti fatti dai figli, dai nipoti, possano essere, diciamo, di nuovo messi insieme come un grande collettore e fruibili da tanti punti di vista diversi e da tanti luoghi diversi del mondo. Io ho presente, per esempio, le difficoltà ancora prima del Covid che tante nostre comunità migratorie, per esempio nell'America Latina, mentre noi abbiamo la possibilità in questi 3 anni di primi lavori del MEI abbiamo potuto collaborare molto bene con le comunità anglosassoni, e parlo per esempio degli Stati Uniti d'America, del Canada, dell'Australia, dell'Inghilterra, eccetera, che si muovono molto bene, tornano anche frequentemente, o almeno tornavano fino a qualche tempo fa, frequentemente in Italia. Abbiamo visto sempre di più come negli anni le comunità che vivono in America Latina, pressate da una serie
di problemi che sono di ordine economico, di ordine sociale, hanno difficoltà, e all'interno della difficoltà, diciamo così, il legame è ancora sentito ancora più forte. Vorrei dire che a me aveva commosso molto un incontro che avevo avuto durante un convegno a cui avevo partecipato in Cile, e non a Santiago ma nella città della costa che è vicino a Santiago, praticamente c'è una comunità di Liguri che è stabilita da decine e decine di anni. Quando hanno saputo dell'arrivo di un italiano che si occupava di immigrazione, sono venuti in gruppetto con una bandiera nazionale. Io sono sceso dal pullman e mi sono trovato, e dà abbastanza l'idea del sentimento, soprattutto in cui tante comunità che sono state costrette da una serie di problematiche, diciamo così, a vivere sempre di più come una sorta di enclave, vivono il rapporto con gli altri. Per cui è importante, io credo, raggiungere questi, e lo possiamo fare soltanto se facciamo un lavoro insieme, attraverso il lavoro che era stato costruito nei decenni precedenti, io credo, dalle regioni, perché tutte le regioni italiane avevano avuto, diciamo così, anche tra la loro mission istituzionale, il costituire i Liguri nel mondo, i Lombardi nel mondo, i Veneti nel mondo, i Siciliani o i Calabresi nel mondo, e poi effettivamente negli ultimi anni questo è andato impoverendosi, anche per le crisi che in qualche misura hanno investito la stessa Italia. Ecco, noi dobbiamo raccogliere questa eredità, io credo, come Museo Nazionale, come Ministero, come associazioni, in un lavoro di rete, e recuperare, e soprattutto recuperare la possibilità di raggiungere chi oggi non è più in grado, non è ancora in grado di fare quel turismo che ci è stato spiegato molto bene, delle radici, e quel turismo di ritorno da cui è stato davvero molto interessante riflettere questa mattina. Ecco, quindi la parte del passaporto digitale comporta la visita, ma nello stesso tempo noi dobbiamo immaginare che assieme al museo fisico che andiamo a cercare di costruire, che costruiamo, mettiamo insieme un museo digitale, un museo virtuale, che è in grado di materializzarsi con i suoi contenuti nella casa anche più sperduto a Ushuaia, nella Terra del Fuoco, lontano 12 ore di aereo, diciamo, da Genova, dai nostri contesti, e parlare, raccontare in maniera da potersi sentire parte davvero di una comunità transnazionale che è quella degli italiani. Ecco, quindi è importante all'interno di questo continuare il lavoro, e questo genere di approccio che noi tentiamo di dare, noi lo facciamo attraverso una serie di esperienze, per esempio la riflessione su chi parte, oppure l'esperienza vissuta dal visitatore, vorrei dire in prima persona, nel coinvolgimento in maniera interattiva, come spettatore coinvolto in mezzo a delle videoproiezioni, per esempio di alcuni elementi tipici dell'emigrazione italiana. Io penso per esempio ai consigli di famiglia. Direi che questo possiamo vederlo nelle varie, si declinano in tante varie situazioni e anche nei vari tempi, ma di solito la decisione di partire non è una decisione individuale. Quello che noi abbiamo visto insieme agli amici dei comitati scientifici è che è una comunità che sceglie i membri che poi devono prendere e partire. Talvolta questa comunità è una famiglia allargata, ma il processo di selezione di chi parte e di chi è incaricato di aprire la strada, di nuovo in questo senso del battistrada, del battipista, è importante. Ma così c'è un altro elemento fondamentale che è vissuto nella nostra storia, che è quello, diciamo così, delle condizioni materiali prima della partenza. Noi non dobbiamo scordare che non solo nel sud, ma anche nel nord, anche nella ricca pianura padana, ricca oggi, alla fine dell'Ottocento c'erano condizioni di pauperismo tali faccio solo un nome, la Pellagra, che hanno
oggettivamente costretto migliaia e migliaia di persone a prendere e ad andare via. Quindi la riflessione su quello che si mangiava, sulla salute, solo una riflessione degli italiani dell'inizio della grande migrazione, è una riflessione fondamentale per capire quelle che sono state le molle dell'immigrazione. Così come un altro elemento da vivere in prima persona, e noi lo faremo ricostruendo una scena di osteria della fine dell'Ottocento, dell'arrivo dell'americano come una sorta di piazzista di miti, di sogni, di fantasie, che in qualche modo apre la strada a un altro personaggio che è l'agente di migrazione e che batteva le vallate, pensiamo alle vallate appunto del Veneto ma anche del Trentino eccetera, e che dietro alle figure degli agenti, dei propagandisti, di coloro che vendevano delle immagini dell'America, a volte vere e proprie cartoline, a me hanno impressionato perché alcune di queste le ho trovate per esempio negli archivi fotografici di Stato dell'Argentina. Effettivamente ci sono delle zucche di dimensioni gigantesche vicino alla carrozza di Cenerentola, per capirsi. La fotografia di questo era servita come propaganda per dire venite in America perché in questo luogo e dietro ci sono per esempio dei veri e propri miti come quello dell'albero nel quale crescono i dollari, una sorta di leggenda metropolitana, chiamiamolo così, che poche volte si è fatta la riflessione su quanto questo ha stimolato la fantasia. Se allora noi andiamo a cercare storie vicino a noi nel tempo, noi pensiamo a quanto la televisione italiana per esempio è stata in grado di catalizzare l'emigrazione albanese degli anni Ottanta. Ecco, ci sono fenomeni simili vissuti in un altro tempo ma con strategie, con modi. Allora l'idea è far vivere ai visitatori questa esperienza, vedere queste fotografie, sentire queste narrazioni e poi appunto nell'ottica dell'avviarli alla partenza. Alla partenza per un viaggio che in parte è per terra, con tutti i mezzi, davvero si parlava stamattina del treno che passava da Mantova per Milano, ma potremmo parlare dei viaggi sui carretti siciliani dalle zone interne della Sicilia fino alla costa e così via, parlare di altri modi, via fiume, eccetera, e poi il viaggio per mare che di solito portava le Americhe. Ma da qui passiamo a un altro punto molto importante, focalizzante, siamo nel secondo piano del nostro edificio, ed è questa serie di tavoloni a un grande planisfero. L'idea è che all'interno di questo planisfero noi, attraverso una serie di stazioni touch a tavolo e monitor invece visuali appesi, noi accediamo alle storie dell'emigrazione italiana. E da questo punto di vista ecco il tentativo di mettere insieme molte fonti narrative diverse. Abbiamo iniziato con l'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, con l'archivio del Ministero degli Affari Esteri e in particolar modo del Commissariato Generale dell'Emigrazione, per raccogliere storie di italiani sparse un po' per tutto il mondo. Queste storie non vanno in linea di massima, più o meno, partono dall'Unità d'Italia e non si fermano a un periodo preciso. Perché? Perché ancora oggi, come dicevamo questa mattina, a partire degli ultimi 10-12 anni c'è stata una fortissima ripresa di un'emigrazione che noi potremmo considerare diversa, ma sempre rientra all'interno dello stesso fiume che è dell'immigrazione. Non solo, insieme a questo ci sono i filmati di Rai Tech e dell'Istituto Luce, ci sono le canzoni della canzone italiana. Stamattina avete fatto molto bene nell'operazione di parlare, proprio perché la canzone italiana è stato un elemento identitario assieme all'enogastronomia che ancora oggi contraddistingue determinate nostre comunità. Quando noi torniamo per esempio in Brasile, che ha una storia molto diversa per esempio dalla storia dell'associazionismo argentino, che ha rappresentato una delle chiavi di volta
diciamo così, dell'identità della comunità italiana, talvolta per contrapposizione, perché pensate semplicemente alle lotte feroci che a Buenos Aires c'erano tra le associazioni dei monarchici che festeggiavano il compleanno del re e le associazioni garibaldine o legate a Mazzini. Quindi c'era un odio feroce tra, diciamo, gente della stessa nazione, migranti della stessa nazione che si odiavano. E non solo, noi possiamo dire c'è stato un vero e proprio resettlement alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le famose navi dei Costa, che poi diventeranno le navi da crociera, si sviluppano negli anni 50 perché portano indietro tanti italiani, diciamo così, che volevano tornare in un'Italia defascistizzata, e portano via delle altre persone che avevano, diciamo, diversi conti, qualche cadavere nell'armadio, e non a caso troveranno di nuovo spazio. Quindi ci sono un insieme di storie che attraversano periodi differenti e che noi vogliamo raccogliere fino ai giorni nostri, anzi con l'idea che la storia dell'emigrazione continua a raccogliersi giorno per giorno, e quindi da questo punto di vista non è un archivio che si ferma, ma è un archivio che continua. Ecco, quindi questo è uno dei punti importanti. Qualcuno potrebbe dire, ma questo è visto sempre molto dal basso, ma non ci ha raccontato una storia, per esempio, di come lo Stato ha visto l'emigrazione. Ecco, qui l'idea è questa specie di circolo che in qualche modo vuole ricordare la Camera dei Deputati. Noi racconteremo la storia attraverso le voci diverse che nel corso del tempo, dagli economisti della fine dell'Ottocento ad Adolfo Rossi, commissario generale dell'immigrazione al Ministero degli Affari Esteri in epoca giolittiana, momenti tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi il ventennio, l'atteggiamento del fascismo nei confronti dell'immigrazione, con le storie che abbiamo visto, e poi ancora per esempio il patto uomini contro carbone nella storia del Belgio, lo scambio delle migliaia e migliaia di persone che io in particolare mi ricordo dalla Valle della Bergamasca, ma anche dalle Marche eccetera, partono per andare all'interno di un contratto che poi fu disatteso, perché in realtà il carbone che arrivava dagli americani e dai canadesi costava infinitamente meno di quello dei belgi, e poi alla fine si scelse quello. Però in realtà quello fu un modo per rispondere all'immigrazione, che finisce con una storia davvero drammatica, che è quella di Marcinelle, segno di tante altre tragedie dell'immigrazione. Ecco, quindi vorrei dire, lì c'è un luogo che ci aiuta a riflettere sulle contraddizioni, perché lo Stato italiano non ha mai avuto una voce univoca sull'emigrazione, tant'è che ancora oggi, vorrei dire a 170 anni dall'Unità d'Italia, la storia dell'emigrazione è in qualche misura una storia negata. E allora c'è anche all'interno dell'edificio della Commenda, con i progettisti abbiamo realizzato, e poi sarà, spero, bello vederlo, ma anche mi auguro commovente, un luogo della memoria, il memoriale delle migrazioni e delle tragedie delle migrazioni italiane. Ne abbiamo parlato appena adesso di una, Marcinelle. Vogliamo parlare della Triangle del 1911, quando centinaia e centinaia di ragazze italiane morirono nella fabbrica, appunto la Triangle, che stava a New York, perché erano state chiuse dai propri padroni. Dentro si sviluppò un incendio, l'edificio era a più piani, e molte bruciarono vive, e le altre si gettarono dal settimo all'ottavo piano e morirono appunto in una maniera assolutamente drammatica. Ma vogliamo parlare del Sirio, del naufragio? Sono tutti elementi di storie collettive che talvolta alcune delle comunità, io per esempio ho trovato, parlando con i marchigiani di Recanati, il segno perché molte delle famiglie venivano appunto dai monti della cosa. Allora Marcinelle ha un eco subito, ma altre tragedie non hanno più nessun eco, eppure sono le tragedie dell'emigrazione italiana, sono quelle radici che noi in qualche misura conosciamo
e tante volte abbiamo rischiato, senza un luogo che ce le focalizzasse, anche tutti insieme, di perderle. Ma siamo arrivati al terzo e ultimo piano del nostro allestimento, e lì la scommessa che abbiamo fatto come comitato e con i progettisti è quella di una realizzazione un po' particolare, molto sfidante. È una sfida anche per gli allestitori. È una sorta di labirinto a più piani. Perché questo? Perché è una... Quando parlavo prima del museo esperienziale, vogliamo collocare all'interno di una serie di stanze, abbiamo messo 7 stanze, una serie di esperienze. E allora tu sali, entri in una stanza e hai un'esperienza, poi ne esci, ne entri in un'altra. Ecco, queste stanze, queste esperienze che saranno fondamentalmente di 1, 2, 3 persone al massimo, con un video interattivo, ti pongono di fronte a quelli che sono i problemi della quotidianità dell'emigrazione. Quindi, per esempio, l'arrivo, l'ufficiale dell'immigration americano, oppure colui, appunto, sempre un'immigrazione che ti pone il problema del passaporto, di perché vieni, cosa cerchi, te lo pone in un'altra lingua, te lo pone in un altro modo duro. Il problema di cercare casa, quindi di convincere un padrone di appartamento ad affittarti magari un tugurio a Mulberry Street a New York, oppure un altro tentativo di farsi assumere per trovare un lavoro. Ecco, l'idea è essere di fronte a questi che ti parlano in queste lingue sconosciute, in forme dure, tu devi dare delle risposte, e devi dare delle risposte che siano concrete, e per avere un dialogo positivo, perché tu il lavoro ne hai bisogno, devi trovarlo. Ecco, quindi è una sorta, si potrà dire, ma quasi un gioco. No, perché poi l'idea di entrare, di uscire da una situazione e entrare in un'altra, io vorrei dire che ti crea il sentimento del labirinto, ma anche dell'angoscia. E io vorrei dire che il labirinto e l'angoscia tante volte è stata purtroppo la cifra interpretativa dell'emigrazione italiana. Quante volte, soprattutto io penso nei paesi anglosassoni, dove non a caso poi nascono i nostri Little Italy, quasi una forma difensiva, perché noi non troveremo in altri paesi come in Argentina una Little Italy, non esiste, non ha senso di esistere laddove è più facile la comunicazione con i latini. Al contrario, nei paesi anglosassoni, eccetera, si creeranno queste situazioni. Proprio perché l'angoscia, perché il senso del labirinto, il senso di essere quasi in qualche misura intrappolati, è importante. Ma ancora un'altra area di questo secondo piano sarà dedicata alle esperienze di lavoro, e noi l'abbiamo chiamato lavoro, 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 perché è l'altra delle cifre fondamentali dell'emigrazione italiana. Così come il tentativo di costruire una vera e propria ludoteca, cioè la migrazione vista dai bambini. Devo dire che questo lo abbiamo costruito basandoci anche sull'esperienza della Germania, che ha riflettuto sulla sua migrazione, e a Bremerhaven ha fatto un museo molto bello, nel quale la parte dedicata ai più piccoli, che vedono tutto lo sviluppo del museo e poi giocano, diciamo così, a recitare la storia dell'emigrazione attraverso 3 momenti: la casa di partenza e le difficoltà, il viaggio e le difficoltà dell'arrivo, e poi un quarto momento, il quarto spazio, possiamo dire che è quello della riflessione, dove attraverso i temi, i disegni, i pensieri, tu rappresenti quello che secondo te è la storia dell'emigrazione. E vorrei dire, è un altro dei luoghi molto sfidanti, perché noi sappiamo quanto nelle classi dei nostri ragazzi esistano altre esperienze di migrazione, che sono quelle dei ragazzi che hanno genitori o addirittura sono nati in paesi stranieri e sono venuti a stare in Italia. E io vorrei dire che il confronto tra queste due storie può essere veramente qualcosa di molto utile e di molto importante. Negli ultimi settori noi affrontiamo alcune tematiche più di nicchia, se vogliamo, il discorso della casa e famiglia, perché subito dopo il lavoro per ogni emigrante italiano si pone il problema
diciamo così, di avere uno spazio per sé, di costruire la propria casa, la propria famiglia. Migrazione e comunità, quindi le forme a cui accennavo prima tra l'elite e l'Italia in determinati contesti e invece veri e propri passaggi, comunque come la comunità si struttura, per esempio come si struttura in maniera diversa in Argentina, in Cile o in Brasile. Tante volte, per esempio, in Brasile noi abbiamo avuto l'impressione che si strutturasse proprio a partire dalla famiglia, la comunità è una comunità di famiglia. È ancora un tema scomodo, perché noi non dobbiamo scordarci, noi non dobbiamo santificare, sarebbe un falso storico, l'emigrazione italiana. L'emigrazione italiana tante volte ha avuto due aspetti, al di là del grande fiume di un grande lavoro, di un grande apprezzamento da parte delle comunità di accoglienza, eccetera. Un versante che è quello della defianza, la mano nera, la mafia, Cosa Nostra, sono forme italiane di defianza, e dall'altra parte noi non dobbiamo nemmeno scordare come siamo stati noi stessi oggetti di intolleranza e di razzismo. E sono ragionamenti comunque scomodi, sia che noi parliamo di Joe Costello, sia che noi parliamo dei fatti di Aix-Mort, quando gli italiani furono presi di mira dai francesi, considerati crumieri, eccetera, e furono massacrati o assassinati. Quindi sono aspetti differenti di una storia. Ma la soluzione è quella libertà, e libertà è partecipazione. E questo effettivamente nelle storie di diversi dei personaggi italiani all'estero, pensiamo a Fiorello La Guardia, ma non solo, a determinati sindacalisti, pensiamo a altre persone come per esempio l'avvocato della Basilicata che organizzò il grido di Alcorta e ne divenne la voce nel Parlamento argentino, finendo poi ucciso dai latifondisti argentini. Ci sono storie in cui attraverso l'accettazione delle regole e anche il duro confronto che talvolta finisce appunto a fare pagare di persona, hanno permesso all'emigrazione italiana di avere una dignità che è quella che io credo ci sia comunque internazionalmente riconosciuta. E quindi noi attraverso questo siamo arrivati alla parte alta dell'edificio, torniamo indietro e scendiamo. Scendiamo all'interno di un ultimo padiglione che è quello dell'emigrazione, migrare in Italia e migrare oggi. Perché? Perché anche la migrazione interna ha avuto il suo peso. L'emigrazione che in qualche misura poi venne canalizzata verso la Cirenaica o verso l'Etiopia, in altri momenti o altre parti fu caratterizzata verso la Sardegna o verso Canale Mussolini, quindi determinate altre zone del paese, oppure fu una migrazione spontanea dalle campagne alle città, dal sud al nord, pensiamo negli anni 60. Questa anche è migrazione. E talvolta non è detto che sia stata una migrazione meno dignitosa o meno problematica dell'altra migrazione, diciamo, nelle Americhe, in Australia o in Europa. Quindi è importante raccontarla. E su questo siamo anche tanto appoggiati appunto dal grande lavoro di Rai Teche su quella che è stata la documentazione, vorrei dire, impresa diretta dell'immigrazione italiana. Migrare oggi, perché come abbiamo detto non si è fermato il flusso e ancora oggi aspetti diversi che interessano i nostri ragazzi, i trentenni, i quarantenni che lasciano l'Italia e vanno a lavorare, e non è soltanto una fuga dei cervelli. Forse se avessimo avuto la partecipazione di De Vita, che su questo ha lavorato molto al Ministero degli Affari Esteri nella Direzione Generale degli Italiani all'Estero, ci potrebbe dire che c'è una minoranza delle Ilaria Capua, dei nostri grandi cervelli scienziati che effettivamente stanno facendo dei lavori straordinari. Ma insieme a questo ci sono tanti giovani, diciamo privi di professione, che sono andati via perché non trovavano lavoro, io penso a determinate zone del centro Italia o del sud, e sono andati a fare i ristoratori a Londra o da qualche altra parte.
così come ci sono anche dei cinquantenni che si sono rimessi in discussione, e ultima apparizione dei pensionati italiani che hanno trovato all'estero delle condizioni di vita più favorevoli, penso a quelli che si stabiliscono a Tenerife o a Sharm el Sheikh, dove parte dell'anno si vive fuori, si vive appunto all'estero, e parte magari alcuni mesi d'estate, in primavera o in autunno, si vive in Italia. Ecco, queste sono forme diverse. L'emigrazione è un motore, qualcuno lo ricordava questa mattina, è il motore dell'umanità ed è ancora assolutamente in moto. Noi tenteremo di rappresentarlo. Infatti l'ultima immagine che voglio lasciarvi del museo, e mi scuso se sono stato così lungo, è il momento finale nel quale il visitatore racconterà che cosa, attraverso delle immagini che sarà chiamato a scegliere, immagini o positive o negative, che cos'è per lui l'emigrazione. E tutti questi suoi pensierini andranno in un grande pannellone, una sorta di planisfero virtuale, e quindi anche la possibilità poi di mandarselo a casa, diciamo così, per dire qual è la mia impressione dell'emigrazione oggi, cosa vuol dire per me questa parola, che sentimenti mi suscita, mi ha suscitato, perché o io sono stato migrante, o sono stati migranti i miei genitori, i miei nonni, i miei zii, o mio figlio stesso potrebbe essere migrante, e quindi questa è comunque una realtà con la quale noi italiani di oggi, del 2020, di questo sfortunato e drammatico 2020, dobbiamo comunque confrontarci. Grazie. Minuti, abbiamo tre relatori, poi abbiamo Andrea, che è il produttore del film La Seconda Parte. Prego. Grazie. Presentati. Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Lavori, sono direttore del Parco Letterario Italiani, altro una carica che ho ricevuto da poco, quindi questa è una delle prime uscite, sono particolarmente contento di presentare la realtà dei Parchi. La nostra realtà ha sede a Roma, a Palazzo Firenze, dove condividiamo la sede in sostanza con la società Dante Alighieri e fino a poco tempo fa con la Commissione Italiana per l'UNESCO. La nostra mission è quella di valorizzare i territori che hanno dato origine, hanno dato i natali o comunque sono stati luoghi di ispirazione di scrittori e di poeti. Attualmente in Italia contiamo circa 28 parchi, nel quale svolgiamo una serie di manifestazioni durante l'anno molto importanti, insomma siamo nell'ottica circa dei 450 eventi all'anno che coinvolgono circa 400.000 persone, quindi per noi è un'attività molto impegnativa, e diciamo che la nostra mission dei prossimi tre anni, questo è un po' anche il motivo perché poi sono stato coinvolto dal Presidente, è quella di sviluppare i parchi letterari all'estero. Abbiamo già in realtà un parco in Norvegia, ne stiamo aprendo uno in Grecia e il prossimo sarà in Albania. E abbiamo poi intenzione, e questo dovrebbe avvenire a metà dell'anno prossimo, di formalizzare un nuovo parco in Sud America, in Centro America, di verità, a Cuba. Perché motivo? E adesso è il motivo per cui vi spiego una piccola storia che spero, insomma, chi la conosce già di non annoiare, ma penso che sia un motivo, insomma, che unisce questa giornata. Parlo di un emigrante che si chiama Mario, che parte nei primissimi del Novecento, ingaggiato dal governo messicano. Lui è un botanico, lavora per qualche anno in Messico, lavora molto bene, tanto è vero che nel 1917 viene ingaggiato dal governo cubano e diventa capo proprio a La Habana, appena fuori, in una zona di campo, diventa responsabile di un campo sperimentale di agricoltura. Nel 1920 conosce in Italia in un viaggio un'altra botanica con la quale si sposa, e quindi anche lei segue lui a Cuba in questo viaggio, e sono praticamente, vivono a La Habana.
e 3 anni dopo nasce il loro figlio, che viene battezzato con il nome di Italo. Italo di nome e Calvino di cognome. Quindi parliamo di un autore che non ha bisogno certo di presentazioni, se andate sulle nostre pagine vedrete qualcosa, però insomma sicuramente una delle menti più illuminate del secondo Novecento italiano a livello di letteratura, perché insomma ha sfondato certi paradigmi, ha inserito cose assolutamente nuove che poi hanno avuto anche spazio non solo nella letteratura ma anche nel cinema. In realtà Italo Calvino vive solo 2 anni a Cuba, perché poi la famiglia ritorna, guarda caso, a Sanremo, che sono il papà originario di Sanremo, e praticamente insomma, poi lui comincia la sua carriera letteraria. È una personalità di Italo Calvino un po' introversa, tant'è vero che insomma, viene spesso invitato a convegni, a partecipare a premi letterari, ma lui tendenzialmente tende sempre a declinare. Ma nel 1964 viene invitato appunto a questo premio letterario importante proprio a La Habana, Cuba, quindi decide per la prima volta di tornare nel paese insomma, che aveva dato, nel quale era nato sostanzialmente. Passa 2 mesi a La Habana con la sua fidanzata argentina, decide di sposarsi tra l'altro in quel periodo, quindi si sposa a La Habana e si porta insomma dietro un bagaglio ovviamente emozionale molto forte, perché lui va a rivedere i luoghi della sua nascita, che erano poco lontani dalla una villa, poco lontano dalla Habana, a Santiago de Las Vegas, e proprio le cronache dicono che si commosse molto a rivedere quella casa, perché insomma gli vennero molti ricordi e soprattutto tante storie che sentiva raccontate da suo padre anche in Italia, in epoca insomma di adolescente. E il legame è rimasto molto vivo con Cuba, nel senso che la generazione nata negli anni 40, 50, 60, io ho parlato con molti scrittori, lo omaggia ancora. Ci sono state una serie di iniziative importanti in questi anni, continuano. Nella biblioteca della Società Dante, che ha sede a Havana, ci sono tutti i suoi romanzi e sono molto consultati dai ragazzi che studiano lingue, quindi sia dai ragazzi italiani che dalla comunità di italiani, che sono circa 10.000 persone a Cuba. E la nostra idea insomma è sostanzialmente quella appunto di aprire un parco letterario e dedicarlo a lui, proprio alla Habana, proprio per ristimolare quello che è l'aspetto più dei giovani legato a questo poeta. In effetti i giovani di oggi, i cubani di oggi, 20-30 anni, non conoscono questa figura, o meglio non l'associano al fatto che sia una figura così vicina a loro. In realtà c'è tutta una generazione che vede Italo Calvino proprio come un connazionale. Quindi noi abbiamo questa mission che speriamo insomma di portare in porto, come vi dicevo, a metà dell'anno prossimo. Ovviamente siamo in contatto con l'ambasciata, con tutto quello che ne consegue a livello formale, e l'idea, visto che sono stati in realtà solo tradotti 2 libri suoi in spagnolo, che sono Il Visconte di Mezzato e Il Visconte di Mezzato e Il Barone Rampante, la nostra idea sarebbe anche nei prossimi anni quella proprio di fare delle pubblicazioni traducendole, tutti gli altri suoi romanzi, i suoi scritti, e poterle così diffondere non solo a Cuba ma anche nel centro, nel Sud America. Ecco, questa è la nostra missione. Vi ringrazio insomma per aver ascoltato questa storia. Scusate per la chiarezza, che volevo farvi vedere di Gesù. Mi sono fatto un
Sì, buongiorno a tutti, allora grazie mille, oggi è da questa mattina che stiamo in compagnia ed è davvero una piacevole compagnia, ringrazio ancora i Mantovani del Mondo per questo invito. E Associazione Bielorussi del Mondo, il nostro motto è vicini e lontani mai soli, si è costituita nel 1966, faccio una breve presentazione anche della nostra realtà associativa, si è costituita dopo una tragedia, perché purtroppo la nostra emigrazione ha davvero tante tragedie, molte, anzi poche, conosciute. Il nostro obiettivo è proprio quello anche di ricordare tutte queste tragedie che hanno visto come protagonisti i nostri italiani. Nel nostro caso l'associazione si è costituita nel 66 dopo una tragedia avvenuta nel canton Vallese a Mantova, siamo in Svizzera, dove morirono 88 italiani, tra questi 88 vittime, 56 erano italiani e 17 dalla provincia di Belluno. E la nostra struttura fin dal 1966 spedisce tutti i mesi una rivista, la rivista che è Bellunese nel Mondo, ininterrottamente. Abbiamo una sede di proprietà dal 92 strutturata su tre piani, a piano terra nel seminterrato il nostro museo che abbiamo inaugurato 7 anni fa, era 2013, si chiama MIM, Museo Interattivo delle Migrazioni. Lo definiamo un museo non convenzionale perché proprio non è un museo di oggetti, ma è un museo di storie e di racconti che rappresentano appunto l'immigrazione di ieri, l'immigrazione di oggi, coinvolgendo anche comunque anche l'immigrazione, perché dagli anni 90 in poi ovviamente anche il nostro paese è diventata terra di immigrazione. Puntiamo anche a più lingue, quindi non solo l'italiano, non solo l'inglese, ma anche il portoghese, perché abbiamo molti discendenti, soprattutto dal Brasile, che vengono a riscoprire la propria terra e quindi abbiamo pensato anche a loro. Prossimamente ci sarà anche il percorso per per il linguaggio dei segni, perché più persone vengono a visitare il nostro museo è sempre ancora più importante. Al primo piano invece abbiamo i nostri uffici e abbiamo anche una web radio, e al secondo piano una biblioteca. Ma come siamo strutturati? Vado veloce. La nostra associazione ha una serie di strumenti, tra cui Belluno Radici.net, che è il nostro social network, il MIM Belluno di cui vi ho appena accennato, la Biblioteca delle Migrazioni di Novuzzati, il Centro Studi sulle Migrazioni Aleteia e, non da ultimo, l'ultima arrivata, Radio ABM. Belluno Radici.net, vi dicevo, il nostro social network, perché abbiamo pensato una realtà storica come l'ABM, che ovviamente è nata con l'emigrazione, a partire dalla fine dell'Ottocento, e lo zoccolo duro, diciamo, della nostra associazione è stata l'emigrazione in Svizzera, però dobbiamo tener conto che ci sono molti discendenti e molti bellunesi nel nostro caso che continuano ad andare all'estero. Ecco che abbiamo creato questa piattaforma, un vero social network che è dedicato ai bellunesi della prima alla quinta generazione che in questo momento si trovano all'estero. Stiamo cercando di mettere in contatto questi giovani bellunesi anche con il mondo imprenditoriale della nostra provincia. Si parla infatti molto della fuga dei cervelli, ma è importante creare questa rete affinché anche le nostre imprese si possano mettere in contatto, ma nello stesso tempo questi giovani danno supporto anche ai nostri ragazzi bellunesi. Vi faccio un esempio concreto: questo dell'anno scorso, un ragazzo aveva vinto una borsa di studio per un dottorato a Copenaghen, panico perché doveva partire il mese successivo e non riusciva a trovare un appartamento. Ho detto: guarda, vediamo un attimo nella community chi c'è. Ho dato un occhio perché all'interno c'è anche una mappa dove tu puoi cercare anche per paese, per cognome, anche per professione. C'erano tre ragazzi che vivevano appunto a Copenaghen, però questi tre ragazzi non sono riusciti a trovare un appartamento. Allora, sembra ovviamente una scatola chiusa perché è dedicata esclusivamente ai bellunesi, come vi dicevo, dalla prima alla quinta generazione, ma no, questi bellunesi non è che vivono solo tra bellunesi. Allora che ho fatto? Ho mandato un messaggio a tutta la community. Il giorno stesso mi ha risposto un bellunese che vive a Londra, quindi che non c'entrava minimamente con Copenaghen, il quale mi ha detto: guarda, il mio carissimo amico tedesco sta per lasciare un appartamento a Copenaghen, ed ecco che siamo riusciti a trovare l'appartamento a questo giovane bellunese. Quindi diamo davvero supporto anche ai ragazzi che si trovano all'estero. Il MIM Belluno, vi dicevo, il museo interattivo delle immigrazioni, è suddiviso in tre sale: una sala principale in cui parliamo appunto dell'immigrazione italiana, veneta e bellunese, una sezione specifica invece all'immigrazione della provincia di Belluno e un'altra invece che abbiamo definito, che abbiamo chiamato lato dolce e amaro dell'immigrazione. Noi bellunesi siamo decisamente conosciuti nel mondo anche per il gelato artigianale, quindi ecco perché il lato dolce dell'immigrazione è una immigrazione che
ovviamente era di grandi sacrifici, ma a chi ha permesso anche a questi emigrati di fare davvero la fortuna. E poi a me il lato amaro, ovvero il lavoro nella miniera e nel, che ha portato molti bellunesi, come tutti noi italiani, a fare un lavoro davvero difficile. Vi porto l'esempio anche della mia famiglia: il mio bisnonno è morto di silicosi, che nel nostro dialetto si chiama possiera, a 51 anni, a quell'epoca le famiglie erano numerose. Mio nonno aveva 8 sorelle, eppure il mio nonno è stato costretto a dover fare anche lui il minatore, perché a quell'epoca non c'era nient'altro in provincia di Belluno. Ovviamente raccontiamo queste storie all'interno di una serie di monitor che sono presenti. Parlando della novità 2020, riferendoci proprio al fenomeno dell'immigrazione in miniera, grazie alla tecnologia dei video a 360 gradi, permettiamo ai nostri visitatori di capire, in parte ovviamente un viaggio virtuale, ma com'era una giornata in miniera. Quindi si parte, abbiamo fatto delle riprese a 360 gradi proprio a Massinel per far capire che cos'era vivere in una baracca. Quindi abbiamo fatto delle riprese all'interno delle ultime baracche, e questo viaggio è raccontato da Urbano Ciacci, che è l'ultimo minatore italiano ancora in vita, che risiede appunto a Charleroi, dove si trova la miniera di Massinel. Una novità del 2020 che adesso un attimo interrotto ovviamente per quello che stiamo tutti vivendo. Biblioteca delle immigrazioni dello Guzzanti, giustamente Marconcini diceva che è importante fare rete con le nostre biblioteche. Un suggerimento è che le nostre biblioteche entrino all'interno del sistema bibliotecario nazionale. La nostra biblioteca è all'interno, quindi il catalogo, abbiamo circa 4.000 volumi dedicati. Eravamo partiti come biblioteca dell'immigrazione, adesso puntando anche all'immigrazione abbiamo cambiato in biblioteca dell'immigrazione. Vi dicevo, abbiamo circa 4.000 volumi dedicati proprio al fenomeno migratorio. Siamo davvero soddisfatti perché, essendo collegati con l'Interprestito, molti studenti delle principali università italiane chiedono i nostri volumi, perché ci sono davvero ben poche biblioteche specifiche. Siamo orgogliosi quindi di essere all'interno di questo sistema di Interprestito, e vediamo che le richieste ci sono, e non solo gli studenti che chiedono il prestito ai nostri libri anche per una tesi, risultano noi come conseguenza chiediamo se gentilmente possono consegnarci la loro tesi finale, perché è sempre un arricchimento all'interno della nostra biblioteca. Siamo aperti tutti i giorni, al momento ovviamente per questioni di Covid-19 solo per il prestito o per l'interprestito, abbiamo comunque anche la consueta sala lettura e via di seguito. Aleteia, l'abbiamo chiamato così il nostro centro studi sulle migrazioni, perché come diceva prima l'amico Pierangelo, si parla ancora di un poco della nostra emigrazione. Con il nostro museo organizziamo tante visite con le scuole della provincia di Belluno e non solo, però se ne apriamo anche un libro di storia delle elementari, medie superiori, se c'è un paragrafo che parla della nostra emigrazione, già tanto. Eppure dall'Italia nel secolo di storia, quello dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 70 del Novecento, quasi 25 milioni di italiani hanno fatto le valigie. Provincia di Belluno, una realtà minuscola di 205.000 abitanti, e se noi contiamo i discendenti dei nostri bellunesi, il doppio in questo momento si trova all'estero. Aleteia, quindi bisogna svelare, bisogna riscoprire questa nostra storia. Ovviamente anche questo diciamo un centro studi non convenzionale, perché è completamente online, quindi noi stiamo digitalizzando tutte le fotografie, tutte le lettere dei nostri emigranti, stiamo intervistando quindi ovviamente i testimoni, i protagonisti dell'emigrazione storica, e man mano li stiamo archiviando, li stiamo caricando all'interno di questo studio che è fruibile da tutti. Si può anche fare una ricerca appunto per fotografie, per lettere, per documenti, audio e video, dati e statistiche. Facendo la parola chiave, dopo si può trovare quello che è di nostro interesse, e quotidianamente mandiamo un invito affinché queste persone ci diano il loro materiale, soprattutto le fotografie. Siamo in un momento anche secondo me diciamo estremo, perché penso sempre alle nostre foto storiche dei nostri emigranti custodite nella classica cassetta delle scarpe di cartone. Ma adesso che stanno iniziando a mancare i protagonisti di queste fotografie, si rischia di avere delle foto eccezionali ma completamente anonime. Quindi l'importanza di questi ultimi anni dell'associazione è capire l'anno, il luogo e chi sono i protagonisti di queste foto. E la condivisione online è importante, perché vediamo che magari chi ci ha consegnato una foto si ricorda, magari c'erano 5 persone in quella fotografia, 2 sa, li riconosce e ci dice chi sono, e magari online qualcuno riesce a riconoscere gli altri 2, quindi è una condivisione che ci permette di completare anche parti mancanti.
Novità di quest'anno, fermo ovviamente per il Covid, e mi collego a Monsignor che ha detto delle cose interessanti, complimenti per quello che state facendo. In provincia di Belluno ci troviamo ad avere anche noi questi archivi parrocchiali, dove c'è anche un problema, perché i parroci sono pochi e quindi a volte è anche difficile avere accesso agli archivi parrocchiali. Ora abbiamo fatto una convenzione con la diocesi di Belluno Feltre, sarà un lavoro che richiederà tanti anni, ma bisogna pur sempre partire. L'obiettivo è di digitalizzare tutti gli archivi delle parrocchie dal 1899 in giù, affinché appunto si potrà cercare tramite cognome, nome e quant'altro l'archivio, il registro dove trovare appunto l'avo, perché c'è il problema che prima dell'Unità d'Italia noi abbiamo 180 parrocchie, i comuni sono 64, a volte si partiva, si sapeva solo magari il comune di Belluno, ma all'interno solo del comune di Belluno ci sono 15 parrocchie. Dov'è il mio registro? Ecco che quindi sarà un'opportunità per chi vuole fare il turismo delle radici, ma non solo, ricostruire il suo albero genealogico, perché ci sarà la possibilità anche di ricostruire il proprio albero genealogico. Infatti io posso cercare, ho fatto un esempio, Pietro Cassone mi fa vedere dove è nato, eventualmente se c'è anche la nave dove è partito e dove è andato, in questo caso abbiamo proprio tutti i dettagli. Per ultimo, scusate se sono andato oltre i miei minuti, Radio BM è la web radio dell'Associazione Bellunese nel Mondo. Siamo partiti nel 66 ovviamente con la rivista, che continuiamo a mantenere sia attraverso la versione cartacea e anche a quella digitale, social network, ma richiamando sempre il nostro motto, vicini e lontani mai soli, questa web radio sta andando veramente bene, perché ogni giorno facciamo la stampa, radio giornale, in questi mesi c'è anche un notiziario dedicato proprio all'emergenza Covid, quindi ogni giorno raccontiamo le situazioni paese per paese, ci sono anche dei nostri discendenti che preparano le proprie puntate, per esempio c'è una ragazza che vive a Buenos Aires che cura il suo programma Ernestina dalla fine del mondo, dove fa interviste settimanalmente a chi è all'estero, ha la propria app, e quindi in qualsiasi parte del mondo 24 ore su 24 può ascoltare tutto quello che proponiamo. Non da ultimo, parlando del turismo delle radici, l'Associazione Bellunese del Mondo da più di 20 anni organizza, grazie al contributo della Regione Veneto, un soggiorno per anziani discendenti veneti, quindi vengono in Veneto e in quei 15 giorni, attraverso anche questo contributo, facciamo riscoprire le bellezze, ma anche la cultura e la storia della nostra regione, della nostra provincia. Abbiamo anche la fortuna di avere un vicepresidente, Rino Godella, appassionato, che a sua volta in modo autonomo organizza anche una decina di soggiorni all'anno, sempre con il Brasile e con l'Argentina. Quest'anno ovviamente è tutto fermo, ma vediamo che c'è davvero una forte risposta anche di queste comunità che magari per l'ultima volta hanno la possibilità di vedere la propria terra. Si vede proprio che certo hanno la voglia di conoscere Venezia, Roma, Firenze, però ci chiedono il paesino. Quindi noi, sapendo un po' il cognome e scoprendo un po' appunto dai vari certificati di nascita, facciamo questa sorpresa e riusciamo in questo giorno a portarli in quel paesino, magari riusciamo a trovare anche che la casa dei Trisauri è ancora in piedi, perché no, magari hanno la possibilità di abbracciare anche un parente alla lontana. Sosteniamo ovviamente, viviamo in un territorio stupendo come quello delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, e abbiamo accettato volentieri di diventare, come Bellunese del Mondo, soci sostenitori di questo territorio. Grazie mille, ancora complimenti a tutti voi e al vostro progetto. La radio si chiama Radio ABM, che sta proprio per Radio Associazione Bellunese del Mondo. Amico Tomasi del Trentino del Mondo, prego. Buon pomeriggio e un saluto ancora a nome dell'Associazione Trentini del Mondo. Siete testimoni di un mistero, nel senso che attaccato a questa fascetta c'era la chiavetta con il mio PowerPoint, ma è sparita, si è smaterializzata la chiavetta, per cui mi sentirete soltanto parlare anziché vedere qualche immagine. Sono contento di essere in questo contesto per parlare di un'iniziativa che riguarda il turismo delle radici, un tema forse più legato a quello che abbiamo fatto questa mattina, ma Daniele Marconcini mi ha autorizzato a parlare anche questo pomeriggio di questo tema, perché l'Associazione Trentini del Mondo, nata nel 1957 appunto in provincia di Trento, è testimone e coprotagonista di un'iniziativa di turismo delle radici molto molto importante, che vede coinvolti i trentini che vivono in Uruguay. Quella verso l'Uruguay è una emigrazione recente, non ha radici
nei grandi flussi migratori del fine 800. In Uruguay ci sono 5 circoli, l'associazione Trentini del Mondo si articola sui paesi di vari paesi del mondo attraverso i circoli, ce ne sono 5, una nella capitale Montevideo, una a Colonia del Sacramento, che è una città tra l'altro anche tutelata dall'UNESCO, una a Carmelo, un quarto circolo a Rivera di Flamento, che è una città molto particolare perché è al confine tra l'Uruguay e il Brasile, e il quinto circolo è a Cerro Largo. Nel 2011 è nata questa voglia di tornare a visitare i luoghi da cui erano partiti i loro genitori, probabilmente. E quindi attraverso, hanno chiesto aiuto all'Associazione Trentini del Mondo, che ha dato una mano in che senso? Nel individuare nelle 10 giornate, di solito una settimana, 10 giorni che questi gruppi trascorrono in Trentino, individuare dei percorsi che consentissero loro di prendere proprio piena conoscenza della storia, della cultura, dell'ambiente e anche dell'economia del Trentino attuale. E, nel 2011 appunto è partita questa prima iniziativa e il giornale ne ha documentato attraverso anche la copertina la loro presenza in questo gruppo nella zona delle Pare di San Martino, quindi siamo nelle Dolomiti, quindi qua ci riagganciamo anche alla realtà territoriale bellunese, e ogni 2 anni regolarmente vengono appunto in Trentino. Come si organizzano? Per loro non è facile ovviamente organizzare un viaggio di questo tipo, quindi la Trentina del Mondo in loco si occupa di predisporre un programma di visite e di contatti, mentre loro raccolgono, come dire, i soldi necessari per fare questo viaggio. Quindi ci mettono 2 anni, fissano il programma, fissano una quota di partecipazione a persona, e nei 2 anni precedenti al viaggio appunto vengono attraverso delle rate raccolti questi fondi che consentono poi loro di avere la possibilità di fare questo viaggio. Un viaggio verso le radici che li coinvolge particolarmente per quali motivi? Primo perché tornano appunto nel luogo d'origine dei loro progenitori, ma soprattutto anche perché è prevista che una giornata sia dedicata, sia come dire, autonoma, e ognuno va a visitare esattamente il paese da dove sono partiti i loro genitori. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare una di queste persone, allora era il presidente del Centro Trentino di Montevideo, a attendere a Sugana per la prima volta a tornare a visitare appunto il paese da cui era partito il nonno, e vi assicuro che l'emozione vissuta da Sergio, così si chiama Sergio Sartori, è stata totalmente trasferita anche al sottoscritto. Quindi sono dei momenti che hanno un'importanza sicuramente enorme per chi li vive, insomma. E, come dicevo, ogni 2 anni loro tornano, e questo è l'ultimo viaggio che hanno potuto fare nel 2019. L'anno prossimo ancora probabilmente non verranno a causa Covid. E come vedete è un sogno nel cassetto, così definiscono il viaggio che hanno fatto in Italia, in Europa, ma in particolarmente in Trentino, e questo è molto, molto significativo. Credo che il museo di cui ci ha parlato prima sarà anche una possibile tappa per questi nostri conterranei che vengono a visitare il Trentino, perché non si limitano soltanto a visitare il Trentino, ovviamente l'occasione serve anche per aprirsi verso altre realtà, Venezia in primo piano, Innsbruck per noi che è appena oltre il confine austriaco, e per il Trentino ha una valenza particolare in quanto ai tempi dei grandi flussi migratori verso il Sud America, in particolare il Trentino non era parte dell'Italia, ma Genova potrebbe rientrare benissimo in questo contesto, come anche Mantova con le crociere sui laghi come abbiamo fatto questa mattina. Quindi credo che il turismo delle radici abbia un futuro, abbia soprattutto un suo senso, abbia un valore culturale e umano incredibile, e credo che ci possa essere appunto una fattiva collaborazione tra le associazioni che si occupano di mantenere i rapporti con i discendenti degli immigrati italiani in giro per il mondo e istituzioni come quello del museo che sta per nascere appunto a Genova, per rinsaldare questi legami e dare una prospettiva alla storia dell'emigrazione che, come si diceva, è parte integrante della vita, della storia, della cultura nazionale, troppo spesso però lasciata in un angolo, non conosciuta, e questo è una lacuna che va assolutamente colmata. Grazie dell'attenzione e grazie agli organizzatori per questo...
interessante evento. Allora, fuori programma, ma è bellissimo. Un amico, allora a Mantova c'è il Film Festival, è venuto un regista, non sapeva come muoversi, come propagare la sua attività, gli abbiamo dato una mano e ha vinto il primo premio. La Seconda Patria è un film, qui abbiamo il produttore, uno dei produttori, Andrea, che parla di un'emigrazione particolare, l'emigrazione italiana nel Quebec, in Canada. Senti, vuol dire... Andrea Kerkoc, io ho una società di produzione cinematografica che oltre che film fa anche documentari, e questa è stata una grande opportunità. Vedete, oggi io ho imparato tantissimo da ognuno di voi ed è stata un'esperienza veramente magnifica. Queste sono quelle cose che succedono, fortunatamente incontrando anche così in un festival, da lì nascono delle opportunità, nascono delle esperienze. Ecco, proprio attraverso un documentario quello che cerchiamo di fare è proprio passare a più persone che casomai sono lontane da queste storie, che però possono emozionarsi e possono veramente capire che il passaggio da una generazione all'altra è quello che ci arricchisce, è quello che ci dà la possibilità di crescere e di poter vivere una vita, diciamo, piena. Ecco, in questo documentario di cui parlava il nostro presidente, è un documentario su un'emigrazione di alcuni pugliesi che si sono trasferiti nel Quebec, e la cosa molto bella è che io, quando ho incontrato il regista Paolo Varela, che ha vissuto per diversi anni in Quebec, nella parte quindi francese, diciamo di lingua francofona del Canada, e la cosa che mi ha interessato, ho capito che c'era la possibilità di andare a vedere quelle che erano l'integrazione all'interno di un altro gruppo, in questo caso erano gli indiani nativi di quell'area. E è veramente venuto fuori dal racconto una storia di amicizia tramite la musica, che c'è stato un legame anche oggi molto importante, e quindi è un filo che poi congiunge tutti i personaggi, e proprio recentemente abbiamo fatto una proiezione a Bellaria tre giorni fa, e devo dire è un documentario che vi consiglio, è distribuito dall'Istituto Luce, ha una distribuzione via internet tramite. E quindi anche questo in un momento così difficile, dove effettivamente tutto si è bloccato, tutto si è cristallizzato, sembra che siamo tornati indietro, anzi questa è un'esperienza che noi non abbiamo mai vissuto, fortunatamente, e adesso ci troviamo a non poter viaggiare, a non poter raggiungere i nostri cari, i nostri parenti, le persone cui vorremmo anche trasmettere. Ecco, questo tramite, io ho visto la presentazione di questa persona che ho conosciuto Marco. Oggi, di Marco, e mi è piaciuto moltissimo, cioè vedere come questa digitalizzazione, questo utilizzo corretto dei nostri mezzi attuali, che ci permettono in tempo reale di parlare con un argentino, un americano o un australiano in tempo reale, questo, se sfruttato bene, penso che sia una possibilità immensa di fare relazioni anche in modo diverso. E questo museo, che è sempre l'ha fatto dell'esperienza, che è la cosa più importante, penso sia una grande opportunità. Di conseguenza, cioè, sono curioso di poterlo visitare. Ero proprio a Genova due giorni fa e ho visto proprio il luogo dove, adesso che so dov'è, cioè, prima o dopo andrò, e mi fa molto piacere. Grazie, visto che siamo alla fine. Certo. Però
tramite le persone, gli esseri umani si instaurano dei rapporti, un'amicizia, delle esperienze che sono, valgono sempre, vale sempre la pena vivere. Grazie a voi. Grazie ad Andrea. Bene, siamo alla fine, riusciamo a proiettare quello della Vica Scura, io non so come. Gabriele, abbiamo un'amica che si occupa di lingua lombarda, se puoi proiettarlo così lo filmiamo e poi. C'è un saluto di un'altra persona che mi ha mandato. Come? C'è anche un altro saluto, ma poi un saluto di ieri, mandato ieri sera. Ah, provo a vedere. È arrivato un altro saluto, prego, dopo mettiamo un secondo saluto così. E poi poi? Simona Scuri è una studiosa di lingua lombarda. Sembra che ci sia una lingua unica, anche se io non capisco il bergamasco. Però sia una lingua unica. Simona Scuri dell'Associazione Palombard, l'Associazione per la Lingua Lombarda. L'incontrarmento a Grazia, lingua lombarda. La lingua è una mezza di comunicazione, di trasmissione, di informazione, di integrazione sociale e di sviluppo. Portatura di storie, di tradizioni, di cultura, di capacità e conoscenze e di memoria. L'UNESCO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'ha catalogata nella lingua lombarda in tre lingue che rischia delle scomparì e l'ha catalogata con un codex ISO 6393 ELA MAO. L'UNESCO, il linguista che ha lavorato il progetto, ha pubblicato un Atlas of the World's Languages in Danger, un atlante di lingue in pericolo di estinzione. Ha determinato i livelli di pericolo e sulla base della vitalità di lingue, dalla bandiera bianca infine alla bandiera nera. Dato per tutti i lingue del mondo, la maggior parte, e la lingua lombarda, classificata come lingua codes, ISO, la dà la sua bandiera gialla. Nel Stato italiano la lingua lombarda non è l'unica lingua in pericolo di estinzione. Infatti, sulla vita del giornalista di lingua del territorio italiano, tra i quali anche il lombardo, siciliano, il veneto, furlano, l'emiliano e in Scilia. Ha l'importanza di una lingua la si acquisisce in 3-0 e 6 anni. Anche gli altri tre, qui, sono successivi importanti per il mantenimento della lingua, ma soprattutto in trasero e sesano, dunque anche la lingua lombarda. La lingua lombarda è parlata in tutte le province amministrative della regione Lombardia, Bergamo, Pesa, Como, Cremona, Lecce, Lodi, Mantua, Milano, Moscia, Brianza, Pavia, Sondi, Varese, dunque tutta la regione. Ma anche in provincia di Tenuara e del Veggio, Verbana e Crisiossola, della Quagliare provincia di Sandria, in Trentino occidentale, in del canton Tessin in Svizzera, in parte regionale del canton Rizzo, sempre in Svizzera. L'UNESCO crede all'importanza della diversità culturale e linguistica per il mantenimento di società. In del suo mandato per la pace, alla una per conservare le differenze di cultura e di lingua, che porta tolleranza e rispetto per gli altri. E possa avere la svelta quali convenzioni e dichiarazioni a livello internazionale. A livello internazionale è la Dichiarazione Universale sui diritti dell'uomo, la Dichiarazione Universale sui diritti linguistici di Barcellona del 96, che la cita i diritti personali inalienabili esercitati in tutte le situazioni, tra i quali anche il diritto ad essere riconosciuto della comunità linguistica, e il diritto a parlare la nostra lingua in pubblico e in privato, e il diritto a conservare e sviluppare la nostra cultura. Poi c'è la famosa Carta Europea di Lingue Nazionali e Minoritarie del 92 e la Dichiarazione Universale UNESCO sulla diversità culturale, firmata a Paris in del 2002, che la dis tanti roba che impara importanza. Dunque, innanzitutto che la cultura è l'insieme di tratti semi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e la incarnano in tutti gli arti di lettere, anche in maniera di il sistema di valori, di tradizioni e di credenze. In l'articolo
difesa della diversità culturale alle alternative etiche, inseparabile dal rispetto della dignità della persona. Nell'articolo 5, ogni lui ha la possibilità di esprimersi, di creare e di divulgare il suo cuore in la lingua che ha scelto, in particolare in la sua lingua madre. Abbiamo la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile dell'UNESCO, perché l'UNESCO fa la differenza tra tangibile e intangibile. I tangibili i villi, i palazzi, i gesi, i monumenti, civia, l'arte in generale, e intangibili tutti gli elementi della cultura che sa tu conosci, tra i quali anche la lingua. In tre punti importanti, abbiamo bisogno di generare maggior consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale in merito al patrimonio culturale intangibile e alla necessità della sua salvaguardia. Anche la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità di espressione culturale, che la dice che la diversità culturale ha una caratteristica inerente all'umanità, una ricchezza da preservare, salvaguardare, valorizzare e all'accrescimento reciproco. A livello regionale, della legge, la 25 del 2007, sul riordino della cultura, in cui c'è anche un capitolo dedicato alla salvaguardia della lingua lombarda. La legge, nel titolo 4, e il titolo del titolo 4 è proprio promozione, tutela e conservazione della lingua lombarda e di sua variante. Perché in questa, la lingua lombarda è una lingua indipendente dal punto di vista linguistico e è diversa dalla lingua italiana. Anche la lingua siciliana, la lingua napoletana, la lingua sardegnana, la lingua piemontese e ciglia innova varietà della lingua italiana. Per il linguista, indi lingue diverse dell'italiano, a livello strutturale, morfologico, sintattico e ciglia. Qual è il vantaggio di preservare una lingua regionale, una lingua che la ghe, ma che è in pericolo? Anche di vantaggio neurologico del bilinguismo, del multilinguismo. Anche una abilità a risolvere certi genere del problema più se la senta. Anche la facilità in prendere una terza, una quarta lingua e anche un ritardo sul desiderio dell'Alzheimer. Cos'è che per un fare? Parlare un altro più se possibile a casa, a un amici, parlare un altro del microfono, di manifestazioni, festone, eventi, scrivi in un bar, qualsiasi test, da svolantino della festa alla ricetta. Parla un bar con chi fio e neu, insigai fio a rispondi un bar, dunque attivare un dialogo, stimolare i fio a parlare un bar, a interagire. Partecipare ai concorsi in lingua lombarda, organizzare eventi in lingua, fare documentari in bar, fare conferenze in bar, traduzione o nuova composizione di storie in bar, anche di più, registrare i parlanti, pagrande, barba, misindeca, adesso tutti le possibilità di poter registrare con il cellulare, i video e via, allora è importante registrare, preservare. E cada sui microfoni in bar, o in maniera di lì, o informazioni varie, i parole, eccetera. L'associazione della quale fa parte la si occupa solamente di promozione editoriale, video, creazione di prodotti, in Lombardia. L'ultima, più recente, è la Pimpa da Milano, con il traduttore di Sandro Brasca, ed è stata pubblicata dalla Franco Cosmo Panini, all'epoca online, disponibile in vendita online, ma anche in libreria, con i sostenitori milesi di Muscia, impresa milesi, e i Tancrane del Brusso, provincia di Milano. E con il patrocinio della Regione Lombardia, tutti i proloco della Regione Lombardia e la città metropolitana di Milano. Abbiamo fatto anche, eravamo un fumetto in 6 episodi, via che non manca copertine, dal titolo Flissa, Freccia. Aveva una tradizione, l'autore è Emilio Alessandro Manzotti, con l'illustrazione di Edoardo Arzani. Fanubar ha dato un suo sito, lingualombarda.org, e in su del sito di Drua, Storie per i Fiori Online, Gio, Vive, Corso di Lingua, Telegram di Lombarda, ah sì, che naturalmente
di ricreare il sistema chi le comunicazioni e telegrafia più di possibilità e scambi di messaggi e anche in un bar, anche Skype vale in un bar. Anche il dizionario online, se c'è un dizionario su Lombard, e anche anche il app, in forma app. Parla Lombard YouTube, dunque che è anche un canale YouTube dedicato a proprio a Parla Lombard, che si visita, e su Facebook che è diverse pagine, tra le quali vi consigli mangiare Lombard. Mi invidi a parlare e scrivere Lombard, ma anche a guardare Lombard, pensare Lombard, giocare Lombard, eccetera, o in qualsiasi lingua locale, senza paura, perché è il nostro diritto e il nostro dovere. Del parte ringrazio, grazie tanto, thank you, merci. Ringrazio per la consulenza scientifica e di Sandra Brasca della Bangor University Wales del Regno Unito. Grazie Simona Scuri. Bene, penso abbiamo finito la giornata, siamo anche un po' in anticipo, ringrazio quelli che hanno resistito fino adesso, vogliono fare il premio, no, di resistenza, perché siamo partiti stamattina, hanno resistito soprattutto le nostre amiche arrivate da Panama, Cristina, Monsignore, lui resiste più di tutti, lui è un milione rispetto a noi. Grazie a Gabriele, grazie al nostro amico Pierangelo, quindi grazie a tutti e alla prossima.